Se vivete in Spagna, come italiani, vi capiterà molto spesso di scontrarvi con donne e ragazze della vostra età o addirittura anche più giovani che vi accuseranno in senso trasversale di essere maschilisti, questo solo perché siete italiani. In terra iberica gli italiani hanno la nomea infatti di essere maschilisti per default, senza tanti distinguo. Se parlate invece in Italia con una donna o una ragazza dichiaratamente femminista, le argomentazioni che questa generalmente apporta durante una discussione sul mondo del lavoro per ostentare differenze tra uomini e donne sono patetiche ed in taluni casi anche ridicole. Non vi è di che stupirsi. Gli spagnoli hanno avuto quel disperato di Zapatero che ha distrutto socialmente ed economicamente uno dei paesi più belli al mondo. Dal canto nostro, noi italiani abbiamo avuto per 5 anni forse di peggio. Sto parlando di Laura Boldrini, di cui grazie a Dio ci siamo liberati oltre un anno fa. Per quanto con forzature innaturali e leggi discriminatorie si vogliano imporre le pari opportunità tra uomini e donne anche in Italia, alla fine vi è una legge naturale che farà stato fra le parti, facendo decadere tutto questo impianto ideologico dichiaratamente aberrante. Sto parlando delle leggi di mercato. Il mercato ha sempre ragione, ti insegnano sin dagli inizi se operi sui mercati finanziari. Proprio il mercato e la sua evoluzione, infatti, detteranno, ma già lo stanno facendo, la fine a questa follia umana perpetrata dalle elite mondiali per disinnescare la bomba demografica. Negli ultimi 2 decenni la disuguaglianza salariale tra uomini e donne si è sempre più affievolita, tanto che in alcuni settori economici non vi è differenza alcuna in termini salariali. Ovviamente questo vale per le sole economie avanzate occidentali. Il Giappone, ad esempio, è già un caso a sé stante. Questo risultato è stata conseguenza diretta ed indiretta di un maggior accesso delle donne agli studi superiori di formazione, all'emancipazione economica conseguente ai movimenti di liberazione femminista d'inizio anni 70 e infine la suddivisione dei compiti all'interno delle mura domestiche. Insomma, basta con la discriminazione incentrata su differenze intellettuali e biologiche che relegano la donna ad un ruolo subalterno, producendo in tal senso le conseguenti differenze sociali. A tutto questo ha fatto naturalmente seguito la caduta della natalità in tutti i paesi che sono stati caratterizzati da questa trasformazione sociale. Guardando le conquiste della società moderna raggiunte dal mondo femminista, verrebbe da dire che il futuro sarà ancora di più donna su tutti i fronti. Molto presto anche le più patetiche femministe dovranno alzare bandiera bianca ed arrendersi all'evidenza, quella del mercato. L'attuale trasformazione che stanno vivendo tutti i settori economici del pianeta in conseguenza della rivoluzione digitale riporterà presto la lancetta indietro di svariati decenni, facendo emergere una differenza abissale tra i due sessi, almeno in ambito salariale ed occupazionale. Citiamo solo 5 grandi cambiamenti tecnologici che stanno mutando le nostre vite ed i nostri lavori: l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, le conversational platform, l'industria della blockchain ed infine l'internet delle cose, IoT. In passato, infatti, abbiamo già avuto modo di assistere a qualcosa di simile, la seconda rivoluzione industriale, l'era dei personal computer, che ha prodotto uno shock occupazionale decisamente maggiore proprio al sesso femminile che a quello maschile. La maggioranza della manodopera sostituita dalle prime macchine, che prima era occupata in attività routinarie, manuali, pensiamo alla stenografia, è stata proprio di sesso femminile. Lo sviluppo tecnologico nei decenni successivi ha permesso, tuttavia,
un recupero di competitività e l'opportunità. Gli elettrodomestici in casa hanno infatti aumentato il tempo disponibile alle donne, permettendo loro di disporre di maggior tempo per studiare, per formarsi ed apprendere know-how professionale o imprenditoriale. Tuttavia, il progresso tecnologico sembra ritorcersi contro di loro nuovamente. Il futuro in tal senso appare oscuro e di tono poco incoraggiante. In primo luogo, l'attitudine al cambiamento tecnologico è differente tra i due sessi. Quanto sta accadendo pare infatti danneggiare proprio la donna. Secondariamente, vi è ancora una forte tipizzazione nei percorsi di formazione accademica, con evidenti conseguenze sulle future opportunità occupazionali. Pensiamo a quante ragazze studiano statistica o ingegneria informatica. E infine, il nuovo modello economico di sviluppo delle interazioni e collaborazioni lavorative non appare decisamente favorire il mondo femminile. Vediamoli nel dettaglio uno ad uno. Scientificamente è stato dimostrato in più contesti sociali che vi sono sostanziali differenze di attitudine nell'assimilare gli apporti di un nuovo sviluppo tecnologico tra l'uomo e la donna. Andate a visitare una software house e comprenderete da soli la risposta. L'innovazione tecnologica in atto ha elevato in misura esponenziale la domanda di lavoratori qualificati con abilità all'interno delle STEAM, Science, Technology, Engineering and Maths. I percorsi di formazione, sia professionali che accademici, in tali ambiti di studio vedono una presenza preponderante e schiacciante dell'uomo sulla donna. L'attuale trasformazione tecnologica produrrà senza dubbio un ampliamento delle opportunità ed offerte di lavoro, in teoria di possibile accesso anche per il mondo femminile, ovviamente se soltanto se in presenza di formazioni tecnologiche adeguate. Tuttavia, allo stesso tempo si possono rilevare minacce sul fronte occupazionale anche di natura non convenzionale. La maggior parte delle offerte di lavoro in futuro rappresenteranno collaborazioni a tempo determinato con accordi salariali precari e deboli, che per ovvie constatazioni impongono alla donna maggiori sacrifici al suo stile di vita, impedendogli di pianificare in tal senso una eventuale maternità.